Un punto in meno nella tabella di marcia di De Sisti a causa di una distrazione nell'organizzazione di gioco della Fiorentina. Mancavano 7 minuti alla fine quando Gerolin insaccava, eccolo, vediamo, senza neanche troppo essere ostacolato dal rientrante esterno. Abbiamo visto il pareggio dell'Udinese, riprendiamo il discorso sulla partita dell'inizio. Sul terreno scivoloso, in una giornata rigida, non era possibile essere veloci, ma la Fiorentina ha indugiato troppo nel gioco laterale, rari gli affondi, scarsa la determinazione nelle conclusioni. I bianconeri friulani hanno perciò con molta calma puntato su una manovra di disturbo in ogni settore del campo, pronti a sfruttare le occasioni. Qui è Vriz che o sbaglia il tiro o opera un passaggio inutile. Subito dopo Galli in uscita impedisce a Zanone la conclusione finale. La Fiorentina sfiora il bersaglio con questa punizione di Antonioni. Al 28esimo Casagrande indugia, Felletti devia e il portiere salta. Tutto qui il primo tempo, povero di contenuti. Più vivace il secondo e la Fiorentina cerca la conclusione con la manovra di Antonioni e con la testa di Bertone. Ma è Galli che con una prodezza impedisce all'Udinese di andare in gol all'ottavo. Poi caos difensivo e salvataggio fortunoso. I viola però crescono, manovrano. Esempio, questo passaggio di Antonioni che non trova nessuno al suo posto. La Fiorentina va in gol però al 31esimo con una bella manovra e con un bel colpo di testa di Antonioni, rimarchevole anche per la perfetta scelta di tempo. Poi i remi in barca, il gioco è rallentato per arrivare in fondo con un solo gol, sono cose che succedono e che non si dovrebbero fare. Così Galli, dopo essersi salvato ancora una volta con una bella parata, eccolo, cede il gol e il pareggio all'imprendibile tiro di Gerolini.